Una volta finita la sosta delle nazionali, la testa non può che proiettarsi immediatamente a questo Juve-Inter. Un Juve-Inter che sta di scudetto e che da anni che non aveva questo fascino da tricolore. Occhio però, perché c'è un problema abbastanza evidente per la Juventus che dobbiamo assolutamente analizzare oggi qui su FCM New Sport, e quindi analizziamolo insieme. Io come sempre ricordo che questo è uno dei pochi canali sulla piattaforma a essere totalmente gratuito, non ci sono costi aggiuntivi, non ci sono abbonamenti, non c'è nulla di tutto ciò. Dovete semplicemente iscrivervi, che è gratuito, attivare la campanella, anche quello è gratuito, e lasciare un like, altro gesto assolutamente intuitivo, gratuito e che non vi costa nulla. Ci aiuta però noi a sviluppare sempre più contenuti giornalieri. Allora, andiamo alla notizia, perché è chiaro che la Juventus, tutti parlano di quello che è stato il cambio di passo dalla sfida contro il Sassuolo, da quel 23 settembre che la Juventus prese 4 gol dal Sassuolo di Mimmo Berardi, e si pose l'attenzione su un fattore. La Juventus sta cominciando a cambiare pelle, è una Juventus che ti aggredisce un po' più alta, ma che poi si può esporre un po' troppo, e quindi cosa succede? Succede che puoi evidentemente rischiare di prendere qualche gol di troppo. E così è successo. Allora Allegri, da buon difensivista qual è, cosa fa? Trascina la squadra indietro e quindi comincia a evidentemente a chiudersi dentro la sua area di rigore, chiudersi verso quello che è un percorso con pochissimi gol subiti, e diciamoci la verità, la Juventus da quel momento ha preso pochi gol e ha fatto tanti punti. Però c'è un però, che questa soluzione piace tanto ai difensori, piace al portiere, piace ai numeri per quanto riguarda la classifica, non piace di certo agli attaccanti. Perché da quel momento là, da quel 23 settembre in cui la Juventus si è praticamente sciolta di fronte ai neroverdi di Berardi, ecco che la Juventus offensivamente è anche un po' crollata. Perché se ci pensiamo un attimo, da quel momento gli attaccanti hanno cominciato a non segnare più. Cioè gli attaccanti hanno trovato nuovamente quei problemi, quelle problematiche, quei problemi che c'erano prima dell'inizio del campionato e quindi relativi all'anno scorso, perché evidentemente l'Inter è un passaggio fondamentale, ma se ci pensiamo bene, l'ultimo centravanti che ha segnato da centravanti appunto è Milik nel derby, e stiamo parlando del 7 ottobre. Dal 7 ottobre fino ad oggi, e la sfida con l'Inter si giocherà a fine novembre, ecco, l'unico gol è stato quello di Milik come attaccante. Da allora, 4 successivi gol che sono stati, andiamo a leggere, quello di Locatelli contro il Milan, un tiro da fuori aria, quindi gli attaccanti non sono stati chiamati in causa. Miretti con la Fiorentina, quindi un gol costruito con assist di Kostic, c'è palla in mezzo per il gol di Miretti, e gli altri due gol non sono arrivati dall'attacco, bensì dalla difesa, perché ci ricordiamo il gol di Cambiaso all'ultimo secondo contro il Verona, che fece esplodere lo stadium per la felicità di una gara che non si sbloccava, e il gol proprio di Bremer e Rugani contro il Cagliari. Questo è un dato assolutamente preoccupante. Proprio ieri abbiamo raccontato di questa sfida con l'Inter, abbiamo parlato di una Juventus che dovrebbe riposizionarsi col 3-5-2, quindi dare garanzie da quel punto di vista a una fase difensiva che è stata ben coperta, ma anche a una fase offensiva che per ora è sterile. E abbiamo raccontato di un'idea 3-5-2 con ancora il duo composto da Chiesa e Ken. Ken in questo momento è l'unico attaccante a secco. E questo è un dato. Cioè, in questi giorni si è parlato di Ken e si è valorizzato Ken. Tutti stanno là a dire che l'attaccante è giusto per Allegri, che è l'attaccante che ti dà profondità, che fa dei movimenti che Vlahovic non fa, che sta facendo meglio di Vlahovic e che Ken qualunque fa meglio di Vlahovic. Io però sono abituato ad ascoltare i numeri, soprattutto per gli attaccanti. Perché quando si valorizzano i dati del clean sheet, dei gol non subiti, si devono anche, e quindi dando valore alla fase difensiva, si deve dare anche valore alla fase offensiva. E quindi o fai un gol in meno dell'avversario o non fai uno in più. E lì servono i gol degli attaccanti. Vlahovic ha fatto 4 gol.
Ken non segna da aprile. Quindi quando si parla di un Ken in forma, fa qualche movimento buono, sì, ma per me l'attaccante deve segnare. Cioè, tutti questi bei discorsi che si fanno oggi sull'aiuto alla squadra, tutte cose bellissime, ma sono di contorno. È come quando si parla del difensore che deve saper prima impostare. Il difensore prima deve difendere, prima deve sapere essere cattivo e non far segnare gli attaccanti. E poi si vede se sa impostare o meno, così come i portieri. I portieri oggi si dice devono saper giocare coi piedi, prima devono saper parare. Poi qualcosa in più che aggiunge valore ulteriore a quel portiere può essere l'utilizzo adeguato dei piedi, cioè saper lui per primo impostare. Facciamo un esempio, Onana. Onana è un portiere che l'anno scorso si parlava di lui come un grandissimo portiere, ma non lo dicevano perché faceva delle grandi parate, bensì perché sapeva impostare coi piedi, faceva dei lanci ottimi, ma prima deve saper parare. Ed infatti il Manchester United, che molto spesso si fa raggirare da tutti questi bei discorsi, bellissimo, arriva un anno a 50 milioni, alle prime 10 giornate fa quasi 10 papere. Bello il gioco coi piedi, ma se poi con le mani non ci sai fare, diciamo che è un problema. Esattamente questo per gli attaccanti. Un attaccante deve prima cosa segnare, poi fare tutto il resto. Prima cosa saper metterle in rete, poi fare tutto il resto. E se Ken non segna, non segna. E un attaccante che non segna, per me è un problema. Occhio a Vlahovic. Vlahovic non segna dal 16 settembre, da quella famosa doppietta alla Lazio che ci fece pensare, ok, Dusan Vlahovic è rinato. È tornato quello di quando è arrivato alla Juventus, quello che sembrava affamato. 3 gol su 4 di Vlahovic sono arrivati in casa, e questo è un buon segno perché Juventus domenica gioca in casa. Mentre, diversamente a lui, Chiesa, Federico Chiesa, ha segnato quasi tutti i gol, di 4 gol ne ha segnati 3 fuori casa e solo uno in casa, quello con la Lazio. Per cui questo è un aspetto da analizzare. Vedremo. Io credo che attualmente l'idea è quella di partire con Ken, che ti possa lanciare i contropiedi e poi mettere nel secondo tempo Vlahovic e Milik. Staremo a vedere. L'unica aspetto positivo di quest'anno è che sui 19 gol segnati in 12 partite 11 sono fatti su azione manovrata, mentre soltanto 5 su calcio piazzato. Poi c'è stato un autogol, un contropiede e uno su rigore. Per cui da questo punto di vista la cosa interessante è che sono più gol su azione che gol su calcio piazzato. Questo è un dato che sembra banale, ma non lo è, perché negli ultimi anni, soprattutto l'anno scorso, Juventus segnava solo su calcio d'angolo, gol dei difensori con Bremer e Danilo Goliador, ma poi fondamentalmente pochi gol degli attaccanti. Staremo a vedere, una Juventus che sicuramente deve tirare di più, perché ha tirato 174 volte in porta quest'anno, 3 pali colpiti, 288 tocchi in area avversaria e 24 fuori gioco. Sono numeri che devono secondo me migliorare, perché è una Juventus che va bene, che ha migliorato la fase difensiva, ma deve anche rigenerarsi da un punto di vista offensivo. Insomma, vedremo come andrà domenica contro un Inter che secondo me riesce a fare tutto questo in maniera eccellente, cioè riesce a organizzare un'ottima fase difensiva, perché l'Inter in questo momento è molto ben organizzata, ha una buonissima fase offensiva affidata a due come Lautaro e a Thuram, che in questo momento si trovano davvero molto bene. Allora la domanda da reggere a voi: può questa Juventus migliorare proprio questi numeri proprio contro l'Inter, e soprattutto quanto finirà Juve-Inter? Insomma, cerchiamo di aprire un pronostico qui sotto nei commenti, diteci il vostro risultato esatto, Juve-Inter.